Salita del Morterone, provincia di Lecco, Seat Leon Cupra ST 300 cavalli 4WD o 4 drive come si dice nel sottofasce, strada un po' stretta, non esageriamo, siamo per strada, per traffico, la macchina a trazione, potenza da vendere, cambio velocissimo e dei consumi direi irrisori. Ovvero Simone, sì, io direi dei consumi decisamente irrisori, infatti sta facendo i 9,3 litri per 100 km. Comunque veramente la macchina, sentite come cazzo chiude dietro, scusate, scappa una qualche valvola. Dicendo, prova su strada di questa splendida station wagon da famiglia, ovviamente macchina per andarci al centro commerciale sicuramente, sì. Direi che è ottima anche per quello, secondo me usata con calma come l'abbiamo usata prima riesce a fare anche i 12 con un litro, però ci devi stare attento, diciamo usata senza condizione fa tranquillamente i 4. In pista non ho idea, secondo me è una macchina anche pronta per andarci, ci cioè insegna Seat che sì, le fanno della spesa legate dietro che sei a posto, la fanno anche correre in un campionato dedicato, quindi alla fine vedete che la macchina ne ha tanto da vendere. Qui il cazzo ha fatto fatica quasi a essere in curva e basta, quindi la macchina c'è, cioè, lo sapevamo. Ecco, diciamo peccato che questa versione la fanno solo station wagon per gli amanti delle berline normali o addirittura di una sport coupé, insomma una sport coupé della Leon con 300 cavalli, 4x4, forse avrebbe dato fastidio a troppe altre macchine, quindi non diciamolo. Confermo. Qui vediamo l'Ecco dall'alto. Bellissimo posto. E quindi insomma continuiamo questa salita senza esagerare, anche perché la macchina è stata gentilmente in uso dal concessionario Seat Comotor, se esageriamo non ce n'era più. Lo ringraziamo, ciao Luca. Ciao Luca, grazie. Grazie davvero. Abbiamo un sorriso da una parte all'altra delle orecchie. Questa macchina veramente, se non avesse un super bollo tipicamente italiano e ignorante, inutile, da oltre 1300 euro totali tra bollo e super bollo, penso che venderebbe il triplo, perché è una macchina strasicura, performante, un prezzo adeguato per quello che ti regala, quindi peccato veramente perché in Italia speriamo qualche modifica delle varie normative. Il cambio come bello per voce in scalata è veramente ignorante questo cambio, sentite come si inserisce la trazione dietro, avendo esagerato apposta per vedere come inserire, perché comunque questi tornanti sono, ecco, vedete che se dai il colpettino come diceva prima Simone trasferisce la trazione dietro e aiuta a inserire in curva in maniera veramente ignorante. Metti là, che un po' bionda, mamma mia, bionda. paura, sì, sì, ti butta dentro, devi comunque forzagliela, però vedi quando forzi lei in automatico ti aiuta con la trazione dietro, impressionante, nonostante una coda comunque, perché sì, stiamo parlando di uno station, sì, è una macchina da 4,5 metri, un peso comunque non eccessivo perché utilizzando il solito questa famosa MQB riesce a regalare dei pesi non eccessivi nonostante la coda, la trazione, il motore di grosse dimensioni, però insomma 300 cavalli, 400 passi metri di coppia, vai dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi, perché station wagon, ci carichi veramente quello che vuoi, quindi montagna, strada, pista familiare definitiva, sì, sì, sportiva, diciamo. Bella, bella sta strada, non l'avevo mai fatta se non un paio di decenni fa, penso. Era veramente tanto tempo che non la facevo, non me la ricordavo così bella. Ovviamente fatta in settimana sicuramente molto meglio, perché penso che già sabato e domenica il traffico aumenta tanto essendo così stretta. Io non c'ero mai stato, quindi grazie Mark, ho la bocca aperta, sono rimasto esterrefatto dalla bellezza, autostrade, paesaggio, che chiedere di più. Sì, ho fatto
po' bastardo, un po' ruvido, un po' rovinato, consorevole. Però dai, ma lei però c'è? Affascinante. Lei c'è? Sì, sì. C'è sempre. Ecco, abbiamo passato un po' i chilometri, cioè i chilometri litro ovviamente. Comunque, tra tutta la prova che stiamo facendo, siamo su 9 chilometri con un litro, va benissimo di media, calcolando le scannate che abbiamo fatto poco fa e i tratti di superstrada tranquilli. Comunque sì, abbiamo fatto qualche pezzo forzato, ma siamo sempre per strada, quindi chi mi segue sa che non esagero. Se devo vedermi esagerare, bisogna salire in pista. Prossima macchina che proverò magari la portiamo in pista. Questa è comunque una macchina che con quattro gomme semi-slick per me direbbe la sua, senza grossi problemi. E poi per il tema consumi, che interessa poco chi compra sta macchina, però se consideriamo da quando hai fatto l'ultimo rifornimento, in realtà siamo ancora sui 10. Sì, sì, quindi, quindi nonostante queste scannate. E queste sensazioni per arrivare a sfiorare i 7000 giri, insomma, una macchina diesel che io l'ho guidata per tanto tempo e continuo a guidarla per ovvi motivi di consumi e contenimento dei costi, non te lo darà mai. Sì, si può dire, una vera Cupra, non c'entra da fare, il marchio Cupra non ha, questa è l'ultima Seat col marchio Cupra, le prossime saranno delle Cupra, con marchio Cupra, saranno delle Leon Cupra, non saranno più delle Seat Leon Cupra. Ecco, avanti la strada va avanti con altri tornanti. Madonna. Giusto per dire dove stiamo arrivando e finiamo questa parte di video. E complimenti mamma Seat. Veramente.